Salve a tutti ragazzi e bentornati su Half-Life Opposing Force. Bene, quello che spero sia l'ultimo episodio, saper iniziare. E ci troviamo in una situazione molto particolare perché avevo salvato e c'era praticamente una corrente d'aria che ci spingeva all'indietro, quindi non so adesso che cosa succederà. Vedete? Ci spinge all'indietro. Scusate un attimo, solito problema dell'audio. Che devo abbassare, altrimenti muoiono le orecchie. Ok, adesso possiamo andare. Niente. Vabbè. Ok, qui c'è una strada e qui c'è una. Ah, ok. È una corda. Allora, qui sopra che cosa c'è? C'è la fonte che ci cura. Di Zen. Quindi ci stiamo avvicinando anche al mondo alieno. Cos'è quello? Oh santo cielo. Oh santo cielo, ma deve entrare qui dentro? Cioè, quella fonte me la sarei potuta perdere comunque. Aspettate, faccio una salvata perché non ho idea se muoio o meno qui dentro. Ma... Ok. No. Non si entra da qui. O forse devo saltare. Ma che cavolo! Oh santo cielo. Cos'è quel coso? Mi ha tolto 100 di vita e 50 d'armatura con un colpo. Andiamo bene. E che devo fare, mo? Ah. Ok, adesso dall'altro lato. Ce l'avevo fatta forse ad ucciderlo, cavolo. Però... Ok. Perché il tizio non spawna qui? Ah, ok, dovevano entrare tutte quelle sfere. Tutte quelle sfere dovevano entrare. Ma fammela far capire meglio, però. Buonanotte. Allora. Questa meccanica della corda, per carità, è interessante, ma era troppo presto per l'epoca, vedete? A volte i salti non prendono quando lasci la corda. Era troppo presto. Allora, veloce, 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 veloce. Ok, nascondiamoci un attimo. Poi facciamo così. Sì, incazza di quanto ti pare, eh. Ok, fatto. È spawnato qualcosa lì sotto, aspetta. Gli sto sparando, non vedo neanche se gli... Cos'è un teletrasporto? Ah no. E che cacchio devo fare? Aspetta. Devo continuare a sparargli. Ok,
Allora, aspettate, perché ci ha messo un bel po' questo per... Ok. Ok, e quindi... Buono. Ah già. Che c'è la corda. Essa. È un po' troppo complicato salire sta cacchio di corda. Allora. Vediamo un po'. No, 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 no. Per poco. E uno. Che è successo? Perché sta tremando tutto? Ah, bene. Quindi? Che devo fare? Non sto capendo, ragazzi, non sto capendo se sta subendo danni o meno. Non è un portale questo. Quindi devo ancora risalire. Vabbè, vero, vabbè. 2000 years later. Devo rifare la boss fight da capo. Che palle, mamma mia. Credo di aver capito adesso come si faccia. Però, raga, è veramente una roba incredibile. Per carità, ci può stare per l'epoca, però no. Assolutamente no. Allora, qui inizia la boss fight. Cosa bisogna fare? Perché credo di averlo capito poi. Bisogna colpire, come stavo facendo, gli occhi lì. Quella specie di occhi, boh, non lo so. Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Allora, mo, visto che è girato di qua, posso colpirlo di là. Vero? No? No? E uno. Poi. No. Poi. E due. E poi bisogna sparare lì. Solo che a volte i colpi vanno a segno, a volte no. Non ho capito in base a cosa. Chissà se i colpi di questo andranno. Ok. Perché il problema è che... No. Che non si vede neanche che sta subendo danno sto coso. Ok. Poi. Devo scendere di qua. Che fatica, che fatica. Sali! Ok.
Curiamoci un attimo. Lo so che dovrò andare poi anche di là di nuovo. Però il problema è che sta boss fight è pensata malissimo ed è eseguita ancora peggio. Perché non c'è niente di peggio di una boss fight che non ti faccia capire che stia subendo danni. Poi, ah, si era aperta. Vabbè, questo soffio qui fa malissimo. Qual era quell'arma? Forse ho capito, forse gli devo far cadere il soffitto in testa. Cosa succede? Ce l'ho fatta? A quanto pare sì. Ce l'ho fatta, mamma mia che schifo di boss fight, mamma mia che brutta. Abbiate pazienza, ma non mi è piaciuta proprio. Ok, ora dove siamo? Oh! Finalmente ci incontriamo, caporale Shepard. Vi prego di non pensare che ho cercato di evitarvi. Purtroppo c'era una faccenda molto importante che richiedeva la mia attenzione. Spero che capirete. Ora vi prego di avere ancora un po' di pazienza. Non posso concludere il mio lavoro prima di aver risolto tutti i problemi. La difficoltà maggiore è stata la struttura di Black Mesa, ma credo che ora le cose siano risolte. Ora resta solo lo spiacevole problema. Ammetto di ammirare quella gente. Sono sopravvissuti a una situazione difficilissima. Mi sembra di rivedermi in loro. È per questo che siete ancora vivo. Sono certo che un uomo fidato come voi capisce l'importanza della discrezione. Ma purtroppo non posso dire lo stesso degli altri. Per questo abbiamo deciso di condurvi tutti in un luogo dove non potrete fare danni e dove non potrete subirne. Vi prego di seguirmi e sono certo che capirete che l'alternativa sarebbe decisamente peggiore. Non posso muovermi. Non ho la scelta del finale come per Half-Life 1. Cioè, dovevo rimanere per forza lì. Ok, abbiamo finito anche Opposing Force. Che dire, mi è piaciuto molto. Forse un pochino di più della campagna principale di Half-Life, perché è stato molto più contenuto a proprio come livelli, perché in Half-Life i livelli su una rotaia non mi sono, cioè il livello su una rotaia che l'ho diviso in tre video per talmente che era lungo, non mi sono piaciuti per niente. Qui invece il pacing è stato molto più veloce, poi è stato anche molto interessante vedere come si utilizzavano i diversi NPC.
rispetto alla campagna principale, perché diciamo la verità, la campagna principale molto spesso tu rimanevi da solo. Qui invece c'era molta più attenzione nello sfruttare i tuoi amici per proseguire. Opposing Force fa delle cose molto bene, del tipo che ti invoglia a combattere, ti invoglia a fare tante cose. Il problema è che altre cose le fa malissimo, del tipo la corda, le corde quando sali sono quasi pari se non peggio alle scale, delle scale quando si sale, perché purtroppo ragazzi la tecnologia era quella e non sono fatte molto bene. Ora vedo soltanto uno schermo nero, quindi per questo metterò magari un'immagine sopra. Per quanto invece riguarda quella specie di tentacolo che si appendeva contro le pareti, anche quello lì sarebbe bastato che ci fosse magari un NPC che lo faceva, che te lo mostrava e che sarebbe stato molto più intuitivo capirlo. Non un dialogo non te lo fa capire quella roba lì, soprattutto in italiano. E insomma, Opposing Force mi è piaciuto per tante cose. Mi è piaciuto per la varietà di armi rispetto al primo Half-Life e anche alla varietà di mostri. Il problema è che da qui quindi dove ci muoviamo? Cioè praticamente mi state dicendo che Half-Life, Opposing Force e Blue Shift sono tutti quanti riguardanti l'incidente di Black Mesa. Io pensavo che fosse anche dopo, ambientato dopo. Invece da quanto mi sembra di aver capito, no. Perché Blue Shift impersoneremo la guardia che era rimasta fuori durante il percorso del treno di Half-Life, del primo Half-Life, dove si vede praticamente Gordon che attraversa il con il treno tutta quella base iniziale. Mi è piaciuto molto che in Opposing Force si veda anche Gordon Freeman, soprattutto verso quando lui entra in Zen, però anche lì, come caspita faceva a capire che doveva entrare in un altro teletrasporto? Non lo so. Comunque, ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa serie di Opposing Force, anche perché dovrò tagliare moltissimo in questo ultimo episodio. Probabilmente verrà un video di 10 minuti, 11 minuti, non lo so, perché molte volte sono stato lì fermo a capire come fare. Vi giuro, non capivo come battere il boss finale. Praticamente gli dovete sparare a quei due occhi e poi sparare in quella specie di massa dove lui partorisce quei mostri. Dopodiché, dopo aver preso un bel po' di danni, se ne va. Ok, però come facevo a capirlo? Non era molto intuitivo. È persino peggio del boss finale di Half-Life 1. Secondo me questo, senza ombra di dubbio. Ora, lo dico adesso e lo dirò anche nel primo episodio di Blue Shift. Da quello che mi sembra di aver capito facendo ricerche online, Blue Shift non è mai stato tradotto in italiano. O meglio, se lo è stato ai suoi tempi, io qui su internet non trovo una patch in italiano come c'era per Opposing Force. Ergo, ci dovremmo giocare Blue Shift in inglese. Laddove sia necessario, magari aggiungo io qualche sottotitolo. Però sappiate che purtroppo di patch, anche di sottotitoli soltanto, non se ne trovano. Ed è davvero un peccato. Ripeto, le versioni su Steam sono omnicomprensive di tutta la saga di Half-Life. Il problema è che Opposing Force e Blue Shift sono completamente in inglese. Opposing Force, con un workaround, andando a sostituire dei file, si riesce a ottenere il doppiaggio in italiano. Ma per Blue Shift non c'è nulla da fare. Vabbè. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio ancora una volta per aver visto questo video. Ci vediamo alla prossima con Half-Life Blue Shift. Grazie per aver guardato.